Amici di Cittadiniano, buongiorno. Questa mattina parliamo di arte, teatro, cultura, tutto tondo. Abbiamo il piacere di avere qui l'ideatrice di questo evento, evento che andrà in itinere per tutta la stagione invernale. Parliamo di teatro, stagione teatrale, e parliamo con la direttrice assoluta di questo, di questa compagnia stabile che è il Teatro Surreale, Katia Cogliano. Allora Katia, prima di tutto come stai? La verità tesa, come giusto che sia, è l'ansia, quell'ansia buona, quindi sono un po' ansiosa, però va bene. Senti, si ritorna agli antichi fasti. Ariano, tu sai che è una storia teatrale molto bella, e grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti gli attori, si ricomincia con questa stagione teatrale, quindi è una bella soddisfazione. È un'enorme soddisfazione, per me è un onore poter fare questo, iniziare questa avventura, perché so che veramente Ariano aveva una forte e bella stagione, una bella realtà da questo punto di vista, quindi noi abbiamo proprio la volontà di iniziare piano piano, perché come ogni cosa ha un suo inizio, e quindi noi cominciamo il nostro piccolo passo verso questo progetto. Per chi non lo sapesse ancora, tu hai il gran dono della sintesi. Cos'è la Compagnia Surreale, in poche parole? La Compagnia Surreale è una realtà stabile legata, che ruota attorno al teatro, appunto, formatasi 6 anni fa da un gruppo di ragazzi che aveva questa forte passione e affiancata da professionisti che li guidano. Quindi svolgiamo attività laboratoriale e poi tutto finalizzato naturalmente alla messa in scena di spettacoli. Inizialmente il progetto era questo, abbiamo fatto, come ho detto, un passettino alla volta. Successivamente, dopo aver stabilizzato e reso forte questa realtà, abbiamo deciso di aprire una scuola di recitazione. Quest'anno, dall'anno scorso, abbiamo aggiunto altri professionisti nel campo, quindi un insegnante di canto, Maria Luisa De Pris, che opera sul livello nazionale. Quest'anno abbiamo una chicca, perché c'è questo nuovo musicista che aprirà un corso, e un corso che in Campania è tenuto soltanto a Caserta, che è un corso per i bambini dai 3 ai 5 anni di alfabetizzazione alla musica, e quindi cerchiamo di lavorare proprio a 360 gradi su tutto ciò che è l'ambito dell'arte, quindi non solo la recitazione ma il canto, la musica, e cerchiamo di ampliarci anche per quanto riguarda la danza. Quindi un bel crescendo di lavoro, di soddisfazione, chiaramente hai detto tutto, però non abbiamo parlato della tua tenacia, tu sei una persona molto forte. Ascolta, parliamo della stagione teatrale a venire di Ariano Irpino, delle compagnie che saranno on stage sul palco qui ad Ariano. Allora, nello specifico abbiamo cercato di strutturare una stagione innanzitutto che desse una forte qualità, perché anche se piccola deve avere comunque, deve essere un prodotto qualitativo, e soprattutto che sia un prodotto fruibile, perché essendo da un po' di tempo che non c'è questo tipo di cultura, bisogna anche, secondo noi, apportare degli spettacoli che arrivino al pubblico e soprattutto che emozionino il pubblico, perché per me è fondamentale. La particolarità di questa stagione è che siamo un teatro piccolo, ma abbiamo il genere musical, che normalmente in una stagione piccola è difficile trovare perché porta dei costi abbastanza elevati. Nel nostro caso siamo fortunati perché è il genere a cui ci approcciamo noi. Quindi si aprirà con un musical basato sulla musica della PFM, quindi sarà un musical tutto cantato, e si chiuderà con un altro musical invece di genere diverso, che è quello anche soprattutto diretto ai bambini, che è quello di Pinocchio, quindi tratto dalla versione della Compagnia dell'Arancia. Avremo a gennaio una chicca, e scusatemi se lo ripeto, perché ci sarà uno spettacolo fatto da un regista spagnolo che collabora ormai da un anno sul territorio di Benevento, un regista pluripremiato internazionale, che ha deciso di portare sul nostro territorio uno spettacolo sul genere della farsa, che di solito da noi non è usuale, perché da noi c'è la commedia, c'è Napoletana, invece questo è un genere un po' diverso, sempre molto
molto comico e si baserà sulla farsa di Boccaccio, quindi anche questa è una novità. Abbiamo poi deciso di puntare sul mese del dialetto, cioè noi vogliamo mantenere le radici e quindi durante un mese della stagione ci sarà sempre uno spettacolo fatto da una compagnia che recita in dialetto locale e quest'anno verrà messo in scena da una compagnia di Gesualdo che scrive i propri testi e li mette in scena ormai da anni. Ed infine c'è questa compagnia di professionisti napoletani e beneventani che farà uno spettacolo comico esilarante sul vino con una particolare degustazione, insomma ci saranno delle cose molto particolari e carine. Sicuramente una stagione pregna, internazionalizzate, però non dimenticando le radici, questa è una cosa fantastica. Vogliamo aggiungere, allora facciamo un invito agli amici che verranno tantissimi a teatro, fai un invito, una sorta di spot flash, dai. Allora, noi abbiamo lavorato e lavoriamo con passione, tutto ciò che vedrete, tutto ciò a cui parteciperete non è una cosa esterna o estranea, in che senso? Quando entrerete a teatro voi entrerete a far parte di un progetto, perché se noi siamo qui è soltanto grazie a voi che ci seguite, quindi vi aspettiamo. Quindi citando una frase pirandelliana, il teatro è lo specchio dell'anima. Tutti a teatro, grazie Katia. Grazie a te. Bene, grazie al Comune di Ariano Irpino, all'assessore Mario Manganiello, si ritorna a respirare polvere di palcoscenico qui ad Ariano Irpino con questa compagnia surreale, una bella soddisfazione. Sì, siamo felicissimi di presentare questa mattina questa nuova stagione teatrale ad Ariano Irpino. Noi da quando ci siamo insediati abbiamo tentato sempre di stimolare il teatro ad Ariano, non dobbiamo dimenticare la rassegna teatrale estiva che è stato un successore intitolato a Tonino la vita, e da un paio di anni seguo questi ragazzi surreale, veramente li ho sempre seguiti, li ho sempre apprezzati, sono stato sempre con loro, ho visto la loro crescita. Quando quest'anno mi hanno proposto di presentare una stagione teatrale ad Ariano sono stato felicissimo, veramente. La cosa bella, ne abbiamo parlato con la direttrice Katia Cogliano, che diceva internazionalizziamoci, però è importante sempre conservare le radici, quindi ci sarà un teatro d'avanguardia, ma anche il teatro classico napoletano e non solo. Sì, abbiamo visto un bel programma, quindi sia con cose musical, Dracula, Pinocchio, e sia con spettacoli sia napoletani che del luogo. Poi l'importanza del teatro e far capire anche ai nostri ragazzi e giovani che possono avvicinarsi. Ho detto, già abbiamo noi sul territorio due o tre compagnie teatrali rilevanti, importanti, che fanno in dialetto. Con loro si completa questo purpurì di presentazioni, di spettacoli. Quindi possiamo dire che questo era un viaggio che comincia oggi, ma durerà nel tempo, speriamo negli anni. Sì, questo è un viaggio che comincia oggi e speriamo durerà nel tempo, per sempre, diciamo. Quindi chiediamo a tutti i cittadini, a tutte le persone di venire, di fare, sottoscrivere l'abbonamento. Dobbiamo dare forza a questi ragazzi, al loro impegno che ci stanno mettendo, perché solo in questo modo la stagione teatrale potrà sempre di più crescere, potremo tornare anche ad avere spettacoli sempre di maggior rilievo, anche nazionali. Perfetto, grazie e buon lavoro. Grazie.